Ragazzi Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video, benvenuti in questa nuovissima reazione slime da Amazon / slime cinesi, perché qui abbiamo una nuovissima box di slime. Si tratta dei soliti slime Sweezy made in China e li ho acquistati da Amazon. Devo dire, mi ha conquistato subito la foto, che guardate questi slime, sono clear slime, ce n'è uno solo colorato e all'interno hanno tipo questi pompon, questi pompon rosa, bianchi e delle foglioline. Quest'altro sono sempre in clear slime, ci sono questi pompon neri, ma qui, se riuscite a vedere, c'è un animaletto, e non intendo un animaletto vero, intendo un animaletto peluscioso. Questi altri pompon che dovrebbero ricordare secondo me i limoni, perché ci sono anche queste foglie tipiche dei limoni, e infine c'è questo qui rosso che all'interno ha una ciliegia, un charm a forma di ciliegia. Allora, io sono super curiosa di vederli, soprattutto perché questi slime rispetto agli altri hanno lo stesso prezzo, ovvero di 11,99€, quindi 12€, però singolarmente, e questo mi stava cadendo, singolarmente hanno un prezzo di 3€. Ovviamente bisogna acquistare sempre tutta la box, quindi non si può scegliere. Mi sembra che forse anche in questo caso i colori disponibili erano di più, però poi il venditore, in maniera randomica, in maniera totalmente casuale, vi manda dei colori. Se siete curiosi di vedere questi slime e se volete altre reazioni slime e domani un nuovo food slime, lasciate un bel mi piace adesso, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanellina per non perdere nessuna notifica. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Frenchy Dreams Official, il link per seguirmi sarà sia in descrizione che nel primo commento di questo video. E prima di andare però effettivamente alla reazione slime, saluto Vincenzo Mariniello e Gabri Gamer Return. Come sempre le regole per essere salutati saranno giù in descrizione, quindi andatele a spulciare. Giù in descrizione ci sarà anche il link di questi slime, se nel caso in cui si rivelassero ottimi o comunque decenti, potete cliccare sul link e andare a dargli un'occhiatina. Io spero davvero che questi slime siano belli, perché di solito da questo venditore gli slime sono davvero carini, sia da vedere che poi da utilizzare, anche se nel video scorso erano tutti molto gommosini. Però io spero che questi slime siano buoni e che siano super scoppiettosi. Andiamo subito a scoprirlo. E ok, quindi eccoci qui. Allora, questa è la nostra scatola. Come al solito qui c'è il codice a barre, numeri stranissimi e poi c'è scritto Sweezy Fruits Cloud Puff Slime. Allora, già però made in China. Apriamo la confezione e già vi posso dire che cloud slime non lo sono. Puff slime credo sia riferito ai pompon, ma cloud slime né ora e né mai. Devo dire, questa tipologia di slime fatta così mi incuriosisce un botto. Partiamo nell'ordine in cui vorrei vederli, cioè quelli in ordine in cui mi incuriosiscono. Ciliegia. No, ma è rotta! No, questa è quando mi è caduta prima. Va bene, devo cambiare la confezione, però. Ciliegia, limone, pesche e cosini neri. Quindi partiamo da questo qui che ho rotto. L'ho rotta io probabilmente la confezione quando mi è caduta, perché altrimenti la scatola sarebbe sporca di slime. Ma andiamo ad aprirla. Un po' di slime sotto al coperchio, che comunque mi sembra molto morbido. Nessun odore in particolare, però ha un odore molto fresco. Proviamo a pucciare un po' le dita. Ragazzi, già al tatto questi slime sembrano incredibili. A parte, vabbè, questo adesso stava uscendo un po' di slime da sotto, dopo cambierò il contenitore. Allora, voglio vedere prima un attimo il charm a forma di ciliegina, che è carino, è coccoloso, è davvero tenerissimo, bellissimo. E voglio vedere anche un pompon prima di giocare. Ok, sì, sembra uno di quei pompon semplici che si trovano anche sulle magliette, sulle borse, sui cappelli, quei pompon lì. E se li schiaccio non fa nessun suono in particolare, però sì, è un semplice pompon. Vediamo un po' lo slime. Solo lo slime è di un bel rosso ed è morbidissimo. Ragazzi, wow! Allora, mischiamo il tutto e vediamo un po' com'è. Mi sembra giusto. Scoppietta! Scoppietta un bel po' ed è morbidissimo! Ma è carinissimo, come mi piace! Ok, aspettate. Scoppietta perché comunque i pompon all'interno gli permettono di scoppiettare. Lo slime appunto è a base rossa, i pompon all'interno sono rossi, che quindi appunto dovrebbero ricordare delle ciliegie. Non so, bellissimo, davvero bellissimo. Wow, questo era quello che ero meno curiosa di vedere, ma guardate qui, all'interno ci sono un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pompon più il charm. Ok, mi piace, questo è davvero molto morbido.
non fa tanti scoppietti, bisogna stringerlo. Ma ci sta, mi piace, mi aspettavo una cosa marmellatosa che subito si sarebbe rotta, ma ok. Poi l'odore, come già vi ho detto, è davvero freschissimo. Andiamo a quello lì che dovrebbe essere il limone. Questo lo metto sotto sopra perché così poi è giusto la cosa, così poi non mi esce da sotto. Andiamo a questo qui al limone. Confezione anche questa in plastica, sono tutte confezioni molto molto morbide, le tipiche confezioni cinesi per intenderci. Oh, allora qui c'è la fogliolina attaccata sotto, vediamola subito. Allora è una fogliolina in plastica, ma è davvero carinissima. Morbida, morbida, morbida. Annusiamo lo slime. Questo non ha nessun odore, nemmeno un odore fresco come quello lì a ciliegia. E dallo slime sotto al coperchio mi sembra comunque ottimo slime. Ok, unciamo un po' le dita. Qui ci sono più pompon, eccolo qui, questo è un pompon giallo, proviamo a strizzarlo. Niente, ok. Quindi qui dentro ci sono, mischiamo prima il tutto e vediamo un po' quanto si allunga e poi contiamo i pompon. Prendo anche tutti i residui all'interno della confezione. Sono molto troppo felice che questo rosso è buono. Allora ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pompon e 3 foglioline. E lo slime è super, extra, mega, clear e si allunga un botto. E anche questo scoppietta. Ok, questi slime mi stanno piacendo un sacco. Cioè, guardatelo, è incredibile. Guardate anche quanto si allunga. €3 è tantissimo. Mi sembra un prezzo eccessivo, ma è carinissimo. C'è davvero un ottimo slime. A un certo punto si spezza, ma comunque è un ottimo, ottimo slime. Soprattutto se consideriamo il fatto che non lascia residui sulle mani. Cioè, a parte avere qualche pezzetto di slime che si attacca, non ci sono residui, quindi questo è un ottimo slime da portare. Soprattutto le palline all'interno, i pompon, fanno un piacevolissimo massaggio alle mani. Quindi questa cosa mi piace, sì, con questi slime mi ci vedo giocare. Soltanto magari proprio la fogliolina è una cosa che punge un po', essendo dura. Invece la pallina, essendo morbidosa, ma comunque uno spessore, resiste un pochino in più. Allora, andiamo a vedere i prossimi. Sono stra felice di aver acquistato questi slime. Andiamo a questi qui che anche mi interessano tantissimo, perché all'interno ha sempre delle foglioline. E io praticamente per annusarlo mi sono attaccata questo qui sul naso e mamma mia mi sono fatta malissimo. Ma anche questo non ha odore, nessun tipo di odore. Anche questo ha un botto di pompon all'interno, dovrebbero simulare, non mi veniva il termine, le pesche. Questa è la fogliolina, ma è una fogliolina tenerissima, è fatta in fimo, non è in plastica, è piccina, picciò, è piena zeppa di dettagli. Il pompon voglio vedere sia quello bianco che quello rosa. Qui abbiamo il pompon bianco, qui c'è quello rosa. Allora, questo è il pompon bianco, anche questo è morbidissimo e se lo strizzo non fa suoni. Molto molto carino e morbidoso, tra l'altro super massaggioso anche questo. Mentre quest'altro è il pompon rosa pesca, carino, che teneri. Vediamo lo slime, anche qui lo slime sembra morbidissimo e tra l'altro guardate quanto è clear questo slime. Mamma mia, è il più clear di tutti, è il più clear di tutti probabilmente. E si allunga anche questo un botto, ma che tenero, è super tenero e scoppietta anche tantissimo, wow. Mani sono morbide ma non umidicce, non appiccicose, ci sta, ci sta, ci sta alla grande. Comunque le foglioline a pizzicare pizzicano un pochino, però niente di che, e il massaggio che fanno questi pompon è incredibile. Morbidoso, carino e coccoloso, mi piace. Andiamo al prossimo, che è quello che però sono più curiosa di vedere tra tutti, perché ha gli omini dentro, che non so perché non l'ho mai visto.
visto, però mi ricorda tantissimo uno di quei film tipo Il mio vicino Totoro, quelli lì di quella casa lì che non mi viene mai il nome. Li ho visti tantissimo su internet e voglio recuperare assolutamente quei film. Però ok, sto divagando. Questo è lo slime sotto al coperchio, quindi potete notare anche in questo caso è un ottimo slime. Andiamo ad annusarlo. Anche questo non ha odore ed è super anche questo mega clear. Che bello, vediamo il pompon subito. Questo è il pompon nero, ma guardatelo, sembra un'oliva. Se lo schiacciamo come al solito non fa suoni e io devo andare a vedere il charm, che è un qualcosa di adorabile. Oh mamma, guardate questo charm, è minuscolo, è una zecca, non lo so, è una pulce, ma è carinissimo, è super tenero, non so nemmeno se la telecamera l'ha messo a fuoco in realtà, ma è super extra mega tenero. Oh oh, guardatelo quanto è clear. E qui dentro ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pompon. Quindi comunque varia da slime a slime. È morbidissimo. Scoppietta un casino. Ma no, va bene, incredibile, mi piace. Ragazzi, che dire di questi slime? Non mi capitava di avere degli slime così incredibili da tantissimo tempo. Vi posso assicurare che questi al momento sono i miglior pompon slime che abbia mai provato. Soprattutto essendo slime cinesi, perché c'è scritto made in Cina, fatti in Cina, sì. Anche se si comprano su internet, sono comunque cinesi, no, è caduto il charm. Vi ricordo che se volete acquistare anche voi questi slime, il link è giù in descrizione. Mi piacciono un sacco, approvatissimi, lo slime è di ottima, ottima, ottima qualità. Davvero non mi capitava da un bel po' di vedere slime del genere. Sono davvero molto molto felice di averli acquistati. Fatemi sapere un po' cosa voi ne pensate giù nei commenti. Vi piacciono questi slime? Non vi piacciono? Fatemi sapere. Lasciate mi piace se volete altri video del genere. E per iscrivervi al canale cliccate qui sullo slime. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!